No, hey. Qua. Potete parlare adesso a voi. Ciao ragazzi, siamo in Portogallo, nuovo video, penultimo round della stagione, Val Pachos, quindi più o meno penso si pronunci così. Siamo un'ora e mezza circa a est di Porto. La gara sembra bella, le speciali abbiamo camminato i giorni scorsi, sono veramente, veramente belle, tutte e tre. Un duro test in un boschetto, niente di che adesso, però sicuramente con tutti i passaggi verranno fuori belle buche, bei canali. E cross test veloce in una collina, dopo vedrete i video, sarà sicuramente bello. E l'estrema tecnica, ma non diciamo difficilissima, però comunque da fare il tempo sarà molto molto ostica, perché piena di ostacoli, salite, discesette, passaggi in contropendenza, quindi insomma una bella gara ci aspetta. E come è andato il super test ieri? Super test ieri sera è andato abbastanza bene, ho finito terzo assoluto e primo di categoria. Per test è più una cosa spettacolo, diciamo, quindi oggi avremo più di un'ora di speciali, quindi oggi sarà la gara vera. Okay. Ciao! Sono 51, vai. È la cosa. È una cosa di cinghisti. Come ci fate il fatto che sto rapporto la terza? O almeno. No, ma la terza non la tiro. This is for the doping control you haven't selected. Okay. We are going to need your signature, please. Test antidoping fatto. E boh, non si sa. Se ti chiamano indietro c'è qualche problema. Se non ti fanno sapere niente è un altro posto. Aia. A parte test antidoping, che non riuscivo a fare la pipì. Però dai, una giornata positiva, sono contento. E
È stata una battaglia dalla prima all'ultima speciale con Steve e con Garcia, con Giuseppe. Bello, insomma, battagliato proprio dalla prima all'ultima sui primi secondi dell'assoluta. E era da un bel po' che non facevo una gara così tirata a livello di tempi, però sono contento. Chiudo secondo assoluto e primo delle due. Niente, adesso vado a camminare all'estrema, perché era la speciale che facevo un po' più fatica, non l'ho fatta bene, ho perso un po' troppi secondi, quindi adesso vado a dargli un'occhiata, perché comunque è cambiato tanto. E niente, domani gas. Sto stretching qua, posso farlo anch'io. Qual è il piano di oggi? Provare a fare meglio di ieri. Sono un po' di stretching, perché comunque la gara di ieri non è stata una più semplice. Forse no, quando arriva. E quindi meglio farlo un po' di stretching. Non è questa. Non è questa. C'è questa qua prima della gara. Che bella. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drops and medicine. You broke my will. Sul suggerimento del team manager. A me piace molto questa cosa qua. Non ti piace? Non mi dice niente. Sì, non è brutta, ma non mi dice niente. Comunque ho trovato dove sono i calzetti destri dei sinistri di ieri. Ieri due sinistri, oggi due destri. Piano. Sì. Mi metto a carto, secondo la nocca. Ma che centrata che gli ho tirato, Dio. Io sono andato via col fiato, Dio. Riuscito a piazzarmi per terra, fine. Quanto è dietro, Wolf? Ah, 40. Qui sei 38, l'1 17, quindi indietro 30 secondi, quasi. Neanche io si aspettavo, non da subito, perché... Meglio.
meglio che meglio. 34 secondi. No, scusami. Togli. Sì, 39. Togli. Butto un fio di acqua. Dai, via. Sì. Eh? Sì. Sì, dai. Fai un po' di fresco. Togli, Fabio. Vai. Butto qua nella mano. L'acqua. Dai, bravo Andrea. Un po' di acqua. Butto sopra. Stiamo facendo anche abbastanza bene. C'è una buca con all'interno una pianta. Non sai caduto che ho preso la pianta? No, più che non mi ha tolto dalla moto, sono caduto giù dall'altra parte, non riuscito a alzare perché ho preso tutto qua e mi è andato via il fiato. Quando non respiri più. Sono stato 5 secondi per terra, pian pianino mi è cominciato a tornare il fiato, sono andato su a prendere la moto, ma dopo subito il dito, cioè dalla botta qua ero più preoccupato, mi ha fatto tutto male il costato qua, ma probabilmente perché si è compresso. Dopo però appena ho fatto la prima curva con la mano. Non accelera! Spingi perché eri su un po'. Ma non sapevo che fossi caduto. Dopo ho visto che Peppino è arrivato attaccato, ho detto bom, è caduto, ho combinato qualcosa. E ora? Niente, finita la giornata, finito il primo weekend in Portogallo e è buio, già buio, perché abbiamo chiuso la gara e diciamo che stavamo andando bene, però dopo al penultima speciale, nell'ultimo enduro test, stavo spingendo insomma perché eravamo in lotta con Pepin e Steve per la vittoria assoluta, anche oggi giornata super battagliata la prima e l'ultima speciale e niente, nell'ultimo enduro test c'era un passaggio in destra, l'avevo vista quella pianta lì, già i giri prima, però quel giro lì l'ho vista un po' più da vicino diciamo, c'era questo passaggio, cioè l'ho un po' impennata, però mi ha scalciato un po' troppo verso destra, ho centrato questa pianta e subito appena preso il colpo, cioè ero per terra ma facevo fatica a respirare perché ho preso il colpo in tutto il petto qui lateralmente e quindi facevo fatica a respirare, ci ho messo un po' a alzarmi in piedi, sono andato a prendere la moto, sono partito, poi mi faceva male una mano, la mano destra, ho chiuso la speciale però insomma ho preso 30 secondi perché non riuscivo più a spingere, non sono più riuscito a spingere quella speciale lì, dopodiché appunto mi faceva male la mano, ero ancora un po' diciamo stordito dalla botta e nel corso della gara avevo preso un buon distacco dal quarto assoluto che era Watson. Quindi sono entrato nell'ultima speciale insomma per riuscire a portare a casa la terza posizione assoluta che era il massimo, che è il massimo diciamo che siamo riusciti a fare oggi, che comunque non è malissimo diciamo, terzo assoluto secondo di categoria. E dopo la gara siamo andati a farsi vedere per sicurezza alla mano e niente, ho preso una gran botta e insomma l'hanno fasciata e niente, domani ci trasferiamo al sud del Portogallo per l'ultima prova, saremo vicini all'oceano, un posto bello, sabbia, quattro speciali, insomma era tosta come questa qua e niente, mi raccomando, se vi è piaciuto il video come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo il prossimo weekend in Portogallo, ciao.